E adesso veniamo alla giornata di oggi, di uomini e donne 29 novembre. Ossia il giorno della scelta di Giulia Quattro Ciocche. Ora non vi voglio svelare veramente tutto. Altrimenti ovviamente saprete che ha scelto Daniele Schiavon. Ma insomma questo non era un grande mistero, dato che nelle puntate precedenti, anche se non visto in televisione, sapevamo che aveva pianto per un'ora per lui. Io poi è dai primi giorni del suo trono che vi racconto che Giulia Quattro Ciocche era proprio partita per Daniele. Diciamo così, non vi racconto come è andata la scelta vera e proprio. Comunque, se volete vi lascio il collegamento con le anticipazioni di uomini e donne e lì potrete veramente leggere tutto. Ma sinceramente questa volta ve lo sconsiglio perché sarà una scelta particolare e quindi vi consiglio di vederla in televisione. Invece vi racconto Giulia Quattro Ciocche e Daniele Schiavon e poi. Giulia Quattro Ciocche, tronista di uomini e donne, a partire da settembre 2019. Ossia come sta andando fra Giulia Quattro Ciocche e Daniele Schiavon dopo la scelta di uomini e donne. Ovviamente non ci sono grandi notizie perché, come in questo caso, i diretti interessati, ossia Giulia e Daniele, possono parlare solamente dopo che in televisione abbiamo visto tutto. Ma una confessione ve la posso fare. Dalle ultime notizie sappiamo che Giulia Quattro Ciocche è praticamente ospite fissa a casa di Daniele Schiavon. Ovviamente i due abitano e lavorano a Roma, quindi hanno deciso di anticipare i tempi e sembra che abbiano anche intenzione di comprare una casa più grande. Quindi come va fra Giulia e Daniele? Beh, mi sembra ovvio, molto bene. E voi che ne dite? Ha fatto una buona scelta Giulia?